Ciao, sono Luca Salerno, lo chef di cucina del ristorante Gran Caffè al Porto di Lugano e oggi sono qui a presentarvi un piatto di gnocchi fatti in casa con patate e farina bona, una fonduta al formaggio gottardo maturato in grotta e una granella di prosciutto crudo dell'Alpe Piora. Ho scelto di proporre questo piatto perché gli gnocchi mi riportano alle mie origini e gli gnocchi appunto sono state una delle prime preparazioni che mia madre mi ha insegnato a fare e per questo ho pensato di riproporli in versione ticinese utilizzando tutti i prodotti del territorio. Per preparare gli gnocchi abbiamo bisogno di patate lessate o sbucciate e schiacciate alle quali andremo ad aggiungere dei tuorli d'uovo, la farina bona, una percentuale di farina 00, del sale e del pepe, andandoli ad impastare fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Dopo ciò andremo a formare dei filoncini lunghi e dopo successivamente le andremo a tagliare formando delle palline e con l'aiuto di una forchetta andremo a dare la classica forma dello gnocco. Ora andremo a preparare la nostra fonduta al gottardo maturato in grotta facendo sobbollire un po' di panna fresca, latte e i dadini di formaggio gottardo. L'importante è utilizzare una frusta affinché non si formino grumi per ottenere una salsa liscia ed omogenea. Per continuare con la preparazione del piatto facciamo sciogliere un po' di burro in un tegame al quale andremo ad aggiungere della salvia tritata al coltello. Un consiglio che posso dare è quello di far sciogliere il burro dolcemente e quando si è completamente sciolto aggiungere un mestolino di acqua bollente sia per fermare la cottura che per creare la prima emulsione che sarà molto importante per il piatto. Una volta che l'acqua è in ebollizione andiamo a calare i nostri gnocchi i quali avranno bisogno di 2 minuti al massimo di cottura. Per preparare questa granella di prosciutto crudo dell'Alpe Piora basta semplicemente adagiare le fettine di prosciutto crudo in una teglia e cuocerle in forno a 180 gradi per 12-13 minuti. Dopodiché, quando saranno raffreddate, le andremo a tagliare così, senza nessuna forma precisa. L'importante è che diano al piatto un tocco di croccantezza. Ecco qui che i nostri gnocchi sono saliti a galla e li andremo a tuffare questo burro. A me piace sempre proporre un ingrediente ma servito nelle diverse consistenze all'interno dello stesso piatto. In questo caso andiamo a tagliare il gottardo in dadini, così avremo un'altra forma per il formaggio. Una volta che i nostri gnocchi sono pronti, sono stati saltati nel burro con la salvia, li andremo ad impiattare aggiungendo poi la nostra fonduta al formaggio gottardo maturato in grotta, la nostra granella di prosciutto crudo dell'Alpe Piora, dei dadini di formaggio, andremo ad aggiungere anche una chips e per guarnire una fogliolina di salvia. Ma fambresti che gnocchi sono pronti!